Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video haul. Vi voglio mostrare qualche acquistino fatto, anche come idee regalo insomma, e ve li vado subito a mostrare. Allora, partiamo. Allora, non so chi ha visto i miei video precedenti, avevo già acquistato questo oggetto, soltanto che poi ripensandoci ho detto vabbè, lo riacquisto, anche perché non sapevo se regalarlo o tenerlo per me. Il precedente era rosa, poi invece da Tiger sono tornata e ho ripreso questo borsellino troppo carino. Aspettate che vi metto la messa a fuoco, ecco qua. Ho preso questo borsellino troppo carino, il precedente l'avevo preso con rosa, questo invece l'ho preso con il grigio tutto brillantinato, sempre con il laccetto insomma. Così è internamente, scusate ho un po' di raffreddore, con il grigio, la fodera grigia, questo. Poi, sempre da Tiger, ho preso, perché sotto consiglio, mi avevano detto che questo, questo dispenser per le mani, questo sapone per le mani, era bellissimo, alle rose. Lo sapete già, i prezzi non me li ricordo, quindi insomma, se vi trovate lo vedete, insomma, questo odora tantissimo. C'era anche un altro all'arancia, soltanto che vi dico la verità, non mi piaceva proprio l'odore. Questo è carino perché anche il dispenser, e penso comunque di conservarmelo anche dopo, in un futuro, anche quando finirà, insomma, questo. Al massimo ne ricompro un altro, insomma, e questo lo butto. Comunque, sempre da Tiger, non perdiamoci in chiacchiere, ho preso per i miei nipoti, però penso di tornare e di prenderli anche per me. Queste due confezioni di cannucce contenenti tipo palline di cioccolata, una al gusto cioccolata, pagato un euro, questo forse se non erro costa un euro, e questa invece alla fragola. L'ho preso uno per il maschietto e uno per la femminuccia. Poi, non da Tiger, nel centro commerciale, per chi è di Napoli e conosce, sono andata all'Ipercop a Quarto, nel centro commerciale, però proprio dentro il supermercato dove c'è la farmacia. Ho trovato un reparto solo fatto di pennelli, spugnette per il viso eccetera. Inizialmente li volevo regalare, poi ho pensato no vabbè, me li tengo io, anche perché avevo scoperto una cosa in un secondo momento, cioè vi sto parlando di questi pennelli della marca Ellison. Sono 5 pennelli, anche se io credevo che questo era, diciamo, il pennello quello lì da portare in borsetta grande, tipo per il fard. Invece questo è il contenitore. E quindi dopo questa scoperta ho pensato, vabbè, che faccio? Me li tengo, certamente, e me li metto in borsa, anche tipo nella trousse del trucco, quando non mi voglio portare tutti quei 50.000 pennelli, pochi, insomma, che ho. E quindi ho pensato, molto carino però anche da regalare. Questo l'ho pagato, mi ricordo benissimo, 9,99 euro, non era in offerta però comunque era un prezzo buonissimo, quindi ho detto adesso ce li prendo. E dietro c'è tutta la spiegazione, dei vari usi dei pennelli. E niente, quindi questo è molto carino anche come idea regalo. Se vi piace, insomma, costa 9,90. Nel reparto c'è, cioè, dentro proprio il supermercato dove si trova la farmacia dell'Ipercop. Questi molto carini. E poi l'altra cosa carina è che hanno la presa morbida, cioè di gomma, questi qui. Poi da un cinesino che si trova a Vivomeo, perché questa zona comunque andateci è enorme, si trova a Soccavo precisamente, vabbè io dico Vivomeo, comunque ho preso questo portachiavi tutto di peluche rosa, molto molto carino, e questo l'ho pagato 2 euro, il prezzo me lo ricordo perché c'è scritto ovviamente, e c'ha il gancio dorato, quindi potete usarlo. Io di solito li metto vicino ai portachiavi, vicino alle borse, insomma sono molto molto carini, vanno tanto di moda. E poi ho preso questi orecchini troppo carini, pagati 1,50 euro, sono dei cerchi sempre color cipria, con le stelline, ma molto molto carini. Ce n'erano tanti colori, però parecchi colori erano estivi, quindi ho pensato, c'era anche giallo ocra, era molto bello, infatti se torno penso di prenderlo proprio. Poi, sempre da questo cinesino, ho preso questa spugnetta pagata 1 euro, che era di vari colori. Allora, queste spugnette dovete sapere che mi arrivarono una volta da o da
AliExpress, comunque non ricordo, vabbè, le presi lì e queste sono tipo le spugnette di mare, quelle per il viso, infatti hanno anche, non so se riuscite a vedere, lo spago, non fate caso a queste unghie, lo so, sono verdosissime, comunque, questa qui tipo alga di mare è molto morbida e infatti dentro c'è anche un'altra sorta di confezione per mantenerla, insomma, però penso di aprirla, di non aprirla ancora, perché non mi serve momentaneamente, cioè oggi mi impappino e non so parlare, comunque sarà tipo la decima volta che giro questo video, e la marca è Clea. Poi, sempre per quanto riguarda le spugnette per il make up, ho preso queste altre 4 spugnette pagate, aspettate, 2 euro, sì, e sono 4, viola, fucsia, lilla e tipo questo giallino. E vi devo dire la verità, inizialmente pensavo, vabbè, queste sono le solite che si rompono, invece una signora mi ha detto che lei le aveva prese e se l'ha trovata molto bene, c'era anche a forma di cuore, però erano inutili perché erano solo carine per, diciamo, la forma, niente più. Queste sono a forma di rombo. Poi, sempre da questo cinesino, ho trovato una cosa che, vabbè, non lo so se ve l'ho già detto in qualche video precedente, io vado a impazzire per i cactus. Comunque, ho trovato questo tipo bicchiere per bere i tè, quello che si vuole, insomma, con la cannuccia verde, ha la forma di cactus, cioè no, troppo carino, e questo l'ho pagato, c'è scritto qui, 2,50 euro, sempre da questo cinesino a Soccavo. Poi, un altro cinesino, vabbè, che si trova via Campana, che ci vado quasi sempre, e ultimamente ce l'ha andata per prendere delle luci, mi ha regalato poi questa penna, penso da mettere sull'albero, con questo Babbo Natale, io non so perché, ecco qua, adesso si vede, questo. Poi vi faccio vedere un'altra cosa invece che ho preso in un negozietto dove mi vado a rifornire tutto per l'estetica, e ho trovato questo set, credo sia di Kylie Jenner, una cosa del genere. Comunque, questo set di matita e rossetto, e si chiama Charm. C'erano vari nomi, comunque il colore è questo, quello che indosso io sulle labbra. E all'interno c'è sia il, diciamo, il rossetto, e poi è diviso internamente in due, e poi ha questa matita, che è dello stesso tono, colore, insomma, del rossetto. E questo qui l'ho pagato, c'erano anche quelli singoli, cioè senza la matita, c'erano anche solamente i rossetti, però questo mi piaceva di più anche come idea di regalo, insomma, e l'ho pagato 4 euro. Poi, sempre come idea di regalo, ho preso questo portachiavi, ho sempre vicino alla borsa, insomma, questo cuore tutto sbrilluccicoso con i riflessi del verde e del blu elettrico, e questo l'ho pagato 1 euro. Si vedrà mai? Comunque questo l'ho pagato 1 euro, molto carino, tutto sbrilluccicoso. Poi, da un altro negozietto, dove io mi compro spesso tipo calze, calzini, questo uno qui, si chiama Outlet dell'Intimo, si trova vicino a casa di mia mamma, ho preso, sempre come dire, regalo, voi direte, oddio, che è sta roba, comunque sono delle pantofoline antiscivolo di questa fantasia con il retro viola, e vanno dal 37 al 38, vabbè, vanno a taglio, comunque sono quelle pantofole però che hanno anche il calzino, insomma, alto, non quelli solo antiscivolo bassi. E poi ho preso della marca Sissi, pagati 2 euro, questi scaldamuscoli bellissimi, la marca è questa, questi scaldamuscoli bellissimi bordeaux, ma molto molto belli, ce n'erano tanti colori, infatti penso di tornarci ed andare a prendere altri colori, anche sempre per, come idea, regalo per Natale. Poi, da un altro cinesino, ho preso questi 3 incensi, pagati 90 centesimi l'uno, adesso ve li vado a mostrare subito. Allora, il primo si chiama Amore, questo qui, pagato appunto 90 centesimi. Poi ho preso un altro
che si chiama Grazia di Buddha, tutti nomi molto fantasiosi. Così. E poi ho preso un altro con il gelsomino Jasmine, che è uno dei miei fiori preferiti. Questo qui, gelsomino. E ne ho presa appunto tre. Poi, da un'amica di mia sorella che ha il negozio, vende tutti i casalinghi, insomma, anche cose per Natale, eccetera. Ho preso tutti questi peli in bocca. Ho preso questo. Diciamo, io credo di metterlo fuori la porta. Comunque, ho preso questo, questa renna. Oggi non trovo le parole. Questa renna molto carina, pagata 1,50 euro. Aspettate che ve la faccio vedere. Allora, questa si appende. Si appende alla testa e anche tutto il corpo con la sciarpa e anche queste scarpette, molto molto carina, e anche le braccine che sono nascoste dietro. Comunque questa molto carina, pagata 1,50 euro. Aspettate, vi faccio vedere. Poi, sempre per Natale, ho preso 4 portaposate che sono fatte in questo modo, hanno il ricamo rosse e poi dentro si infilano le posate. Ne ho prese 4, pagate 70 centesimi l'uno. Vedete? 4. Molto molto carini per addobbare anche la tavola, insomma, a chi piace. Poi per il mio albero, che ancora ovviamente devo fare, sono in ritardo. Oggi siamo al 13 dicembre, se non erro, e ancora devo fare l'albero. Una tristezza assoluta. Comunque ho pagato 3 euro tutte queste palline con i sonagli dentro e con l'appendino a spago, vedete, tipo sonagli, fa poco rumore. E poi ho preso questi campanacci pagati 1,50 euro. Aspettate che vi faccio vedere. Vanno appesi sempre, credo, all'albero o alla porta, insomma, alla maniglia. A volte io anche alle maniglie l'appendo. Fanno anche un bel suono, molto molto carine. E questo appunto vi ho detto di questa marca, le ho pagate 1,50 euro, home, casa, pagate 1,50 euro. Poi sempre da lei mi occorrevano le salviettine struccanti, perché tipo ne uso in quantità industriali. Io ho trovate queste qua, ho trovato, scusate, queste qua, vi ho detto che oggi non so parlare, non azzecco una scopa, della Nivea. E le ho pagate 1,50 euro, sono 25 salviettine struccanti viso. Detergono in profondità, soffici e delicate, non seccano la pelle e rimuovono anche il trucco waterproof. Comunque queste qui hanno anche un bellissimo odore. Ieri ne ho provata una, infatti poi le ho richiuse per mostrarvele. Poi ho preso questi cotton fioc della Johnson, però il packaging è cambiato, perché prima era col celestino, adesso invece con tutti questi fiori. Allora, dovete sapere, c'è una storia dietro questi cotton fioc. Allora, il piccolino costava 1 euro, invece questo costava, cioè costa 1,50 euro, l'ho pagato 50 centesimi in più alla fine, ma ne sono 200. Dovete sapere che spesso, quando ero piccola, mia mamma mi evitava di usare i cotton fioc perché diceva che facevano male, soltanto che poi io ho notato che comunque, cioè, pulirmi con la carta, anche un po' schifo, però non riuscivo ad arrivare fino in fondo e quindi. Poi, dopo un po' di nascosto, ho cominciato a comprare i cotton fioc, soltanto che prima c'erano quelli che avevano il gambo, diciamo, e l'ovatta un po' più doppia, quelli là tipo chiattoncelli schiacciati solo nel lato, però io non mi trovavo bene. Quando ho trovato questi, poi, il pacchetto piccolo che mi nascondevo, manco nascondessi un'arma illecita in casa, non li ho lasciati più, non li ho mollati più, infatti compro sempre questi. E niente, poi ho preso, sempre da questa amica di mia sorella, questo labello credo sia uscito adesso alla vaniglia, al burro di vaniglia del labello, pagato 1,50 euro o 1,60 euro, adesso non ricordo, comunque al gusto di vaniglia. Poi in un altro negozietto, sempre che vende tutti i detersivi, per come idea regalo sempre, ho preso queste 2 acque profumate. Pagate 2 euro l'una. Allora, questa qui col giallo è mandorla bianca e vaniglia. Così. E quest'altra invece è, aspettate, ve lo dico subito, credo alla rosa. Sì,
acqua e rosa. Se adesso invece aspettate e avete un po' di pazienza, vi mostro quello che ho comprato prima. Aspettate che stoppo un secondo. Allora, questi altri due prodotti che volevo mostrare li ho comprati sempre in un negozio che vendono, diciamo, detersivi, eccetera, e ho preso questo nuovo bagnoschiuma con petali di rosa dalla Turchia, e profumo di unghetto della Palmolive. Questo qui, e ha un odore spettacolare. L'ho pagato 1 euro, ma cioè, vi giuro davvero, 250 ml di prodotto, anche se sembra piccolino, insomma, il formato. Ha un odore spettacolare. E poi ho preso una cosa che io cercavo da tempo. Allora, dovete sapere che io prima avevo, non dico l'obbligo, ma quasi sempre mi sentivo obbligata per via del colore di capelli che avevo, perché ero rossa anni fa, mi sentivo obbligata di andare spesso dal parrucchiere, anche perché il rosso dopo 2 settimane, se non te lo vai a ritoccare, sembri davvero la signorina Silvani. Quindi andavo dal parrucchiere e questa mia parrucchiera aveva i profumi per capelli, erano uscite tutte quelle fragranze per capelli tipo One Million, tutte queste cose qui, e costavano comunque abbastanza, anche tipo 7 euro, 8 euro, adesso non ricordo, erano belle grandi, però comunque dopo un po' io tipo me le spruzzavo sempre, anche prima di uscire, e l'avevo finito. Oggi ho trovato una cosa carinissima, questa qui, vi faccio vedere, della Pink. Simply Pink, quello là che fa anche i profumi che odorano di zucchero filato, queste cose qui, Pink Sugar. Comunque ho trovato questo profumo per capelli, c'è scritto proprio qui, l'ho pagato 3,50 euro ed è 100 ml. L'odore sa tipo veramente di zucchero filato, un miscuglio tra zucchero filato e biscotti, comunque è bellissimo. E niente ragazzi, questo è tutto. Vi ho mostrato anche le ultime due cose. A breve vi farò un altro video. Se riesco a trovarle oggi, ve lo farò stesso oggi. Niente, questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ah, se vi è piaciuto il video, commentate. Mi fa piacere ogni tanto trovare qualche commentino da parte vostra. Lasciate un like. E niente, questo è tutto. Alla prossima. Un bacione. Ciao ragazzi.